Angelo, partiamo dal risultato. Era importante tornare avanti nella serie, è sempre più difficile, soprattutto con una Milano così. È sempre tutto importante. Per provare a passare il turno devi vincere delle partite. Questa è vinta. È stata una partita non da playoff, da numeri non playoff. La partita vera dei playoff è quella di Milano. Noi oggi non abbiamo avuto un approccio da playoff, abbiamo avuto una reazione da playoff, perché con quella battuta che avevamo in primo set la partita sarebbe finita in mezz'ora, invece siamo tornati subito grazie a Ole, e così. Adesso c'è l'avviso navigante, l'ho già dato l'altra volta, quindi non devo ripeterlo. Ci siamo garantiti la possibilità di gara 4, ma soprattutto di gara 5. I ragazzi sono stati protagonisti, quello che io avevo chiesto, i numeri li vedo, li conosco, che non c'è differenza di numeri nelle due squadre. Oggi a un certo punto noi siamo saliti molto con la battuta e loro hanno fatto più fatica, ma non capita sempre così. La gara dei playoff è quella di Milano. Infatti adesso cancellare, resettare, giovedì c'è un giorno in più rispetto a gara 2 per preparare, cosa cambia? La cancelliamo noi, questa non è una gara con cui bisogna fondare le aspettative per la gara di Milano. Questo è importante per me, è importante per i ragazzi, è importante per tutti quanti. Questo livello qua, questa partita qua, con questi numeri qua, non ci si possono fondare delle certezze. L'ultima battuta, Angelo, lo diciamo sempre, ma oggi c'erano 4.821 cuori, voci a spingere la squadra, soprattutto nei momenti in difficoltà. Riempie il cuore giocare a un palazzetto così. Ce l'ho avuto tante volte d'avversario. Mi sembra, adesso magari mi lancio in cose eccessive, però che comunque vada, del feeling c'è con questa squadra qua. Questo merito dei tifosi che non hanno abbandonata dall'inizio dell'anno, il merito dei ragazzi che delle emozioni le hanno date, e questo vale tanto. Grazie Angelo.